Grave intimidazione ai danni del sindaco di centrosinistra del comune di Crucoli, Antonio Sicilia, di 56 anni. Ignoti malviventi la notte scorsa, intorno alle 3, hanno dato fuoco alla sua autovettura, una Lancia Dedra, parcheggiata in via Marina. L'incendio, prima di essere domato dai vigili del fuoco, ha completamente distrutto l'automezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. Nelle ultime 24 ore il comando provinciale Carabinieri di Crotone ha tratto in arresto 4 persone. Acutro Marcel Lazar, rumeno di 28 anni, è stato fermato in flagranza di reato per furto aggravato in abitazione. Nello stesso comune, Alfonso Cordua, operaio pregiudicato di 59 anni, è stato arrestato per abbandono di rifiuti speciali in siti non autorizzati. A Crotone è finito in manette Massimo Scordio, sorvegliato speciale di 36 anni, trovato fuori dalla propria abitazione in un orario non consentito. Per il medesimo motivo, a Rocca Bernarda, Giuseppe Ferrer, di 53 anni, è stato scortato presso la propria abitazione. Avevano forzato la finestra di un ufficio legale situato in Viareggio ed erano riusciti a trafugare un televisore, ma sono stati avvistati da un ispettore fuori servizio. Il funzionario ha subito avvertito la polizia di Crotone, che tempestivamente è riuscita a bloccare due giovani di 23 e 20 anni all'altezza di via Tellini. Sempre nella notte sono stati danneggiati in successione ben 4 autoveicoli, 2 Toyota, un Honda e una Seat, rispettivamente in via Giovanni Paolo II, piazza Umberto, via Parini e via Manzoni. Anche in questo caso l'obiettivo era quello di effettuare il taccheggio degli oggetti presenti nei 4 veicoli. I carabinieri della compagnia di Vibo Valentia, nel corso di alcuni controlli, hanno fermato nella frazione di Bivona Rocht Hassan, marocchino di 37 anni. Sono scattate le manette anche per il proprietario dell'appartamento in cui il clandestino è stato sorpreso a lavorare, con l'accusa di assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Denunciata anche la proprietaria dell'appartamento in cui Hassan risiedeva. I carabinieri della stazione di Rione Modena, di Reggio Calabria, hanno tratto in arresto Felice Condello, 27 anni, con precedenti penali, sottoposto a ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è stato trovato alla guida della sua autovettura in possesso di 2 grammi di marijuana. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica hanno portato ad individuare Condello quale complice di Domenico Surace, arrestato nel settembre 2008 per possesso di sostanze stupefacenti e colpi d'arma da fuoco. In relazione alla scossa di terremoto registrata tra ieri e oggi con epicentro a Caccuri, ai confini tra la Sila Crotonese e quella cosentina, di magnitudo 3.2 pari al terzo grado della scala Richter, abbiamo raccolto le dichiarazioni del professor Ignazio Guerra, docente di sismologia e geofisica all'Unical di Cosenza. 3.2 significa che c'è un'energia sufficiente ad essere stata avvertita per l'intensità, presumibilmente anche del terzo o quarto grado. Ma no, c'erano già state delle altre scosse nei giorni, ma ce ne sono sempre, tutti i giorni. Il docente ha rassicurato che non esiste correlazione con il sisma che sta distruggendo la provincia dell'Aquila. Sulla correlazione, nel momento in cui io mi spezzo una gamba, se dopo 3 giorni mi viene il mal di testa, il fisico è sempre lo stesso, però sono 2 episodi, diciamo così, che interessano lo stesso corpo.